19 pareggio, roba che se nel calcio si andasse avanti a pareggi saremmo la squadra più forte nella storia di questo sport, sicuramente la squadra più forte d'Europa in questa stagione sportiva. Purtroppo non è proprio così che, non è proprio così che funziona. Il pareggio ti dà solo un punto e non ti sposta neanche in classifica. Per quanto comunque ecco, stare almeno in range di due punti dalle due, dalle, dalle due compagini che ci sono davanti, ovvero il Frusine e Dempoli, è vagamente più confortante. Ma è chiaro che contro il Napoli ci si aspettava una gara un po' più diversa. Però sappiamo perfettamente che questa squadra non fai tempo a fargli un paio di complimenti che ci tiene proprio col cuore, probabilmente, a smentirti. Perché sinceramente oggi non mi è parso un grandissimo Napoli. Ci ha creduto solo per una, cioè, ci ha creduto, ha spinto solo per un attimo in avvio di ripresa e come ha spinto sei crollato. Peggio del Colosso di Rodi. Un segnale abbastanza importante del fatto che questi problemi di squ questa squadra siano tanti, siano tanti. Anche perché a fronte di questo gol tu oggettivamente in questa partita hai prodotto pochissimo. Ricordo il tiro a giro di, di Samarzic, l'occasione che ha costruito Davis e poco altro. Credo che l'emblema sia un po' la girata di Lucca, che porta tra l'altro al tiro a giro di Samarzic. Lucca fa una girata e riesce a centrare perfettamente il difensore che ha davanti. Ecco, allo scadere del primo tempo Biol fa la stessa girata nel traffico e la manda almeno un pelino oltre il primo palo, dando, secondo palo dando un senso di pericolosità. Non so, Luca oggi mi è piaciuto veramente meno di zero e devo dire che non sono uno dei suoi detrattori, gli riconosco delle capacità, è completamente inadatto a, a, al nostro gioco. Cioè mancano, ci mancano proprio i modi per rifornirlo si è visto. Pericolosità sotto lo zero. E manca proprio il ritmo, anche, al di là di quello oggi, per, per considerare una presta, per considerare positiva come prestazione. Poi, chiaro, prendi un punto contro una squadra della metà sinistra della classifica. La logica del calcio ti dice che potrebbe anche andare bene, soprattutto visto che ora hai tre avversari della tua, alla tua portata sempre sulla carta, poi vedremo perché Lecce quando galoppa fa male, il Frosinone ci crede sempre, l'Empoli comunque ha dei, me ha dei mezzi, non so, cioè, ci, ci, ci aspetta un compito sicuramente che era e resta arduo e ragazzi per me restava arduo anche prima della vittoria del Sassuolo contro l'Inter e anche prima del pareggio per, per il pareggio di Paraletti Bianco, comunque la X. Tra Empoli e Frosinone, ammetto che in questo momento non ricordo neanche come è finita quella partita, ne sto vedendo, vedendo troppe. Scusatemi. E, però sì, questo è, cioè, secondo me la situazione era già grave prima delle partite del fine settimana e le fine, partite del fine settimana ha spostato poco. Sempre qualcosa in più tu devi fare e quel qualcosa in più ad oggi non sta arrivando. Con però qualche ma qui e lì che appunto tra un Lucca che. Se cioè, c'è un Lucca che però delu, che, che delude un Summerdale che impalpa, vabbè. Lazzar, una buona su 5 Ogni volta, non so, quel cioè, Bologna sembrava ritrovato oggi, a eh, parte qualche tiro a giro, idee ben poche. E, dicevo, ecco, è per un Pereira che, stranamente, dopo non aver fatto la preparazione estiva, patisce l'ennesimo infortunio, ma che caso. Adesso capiremo da Cannavaro come sta il tucù se è effettivamente un problema muscolare o se è qualcos'altro, per ora al beneficio del dubbio. Ecco, per tutta questa serie di valori negativi ci sono anche dei valori positivi, perché per dire Davis non mi è dispiaciuto. Mm, questo ragazzo ha patito un'annata sfortunata, perché... Viene tenuto fuori sia da Cioffi che da Sottili per problemi fisici, con Sottili all'infortunio, ovvero con Cioffi ha tanti affaticamenti muscolari, che lì bisogna capire se era precauzione sua o effettivamente un problema un, dei problemi di Keynan. però ragazzi, secondo me, secondo, cioè, a me sembra, sembra, sembra un tipo di giocatore nettamente più adatto a quello che siamo noi in questo momento, e quindi sorge un po' il rammarico di non averlo visto ben prima per produzioni di parità più, più importanti, Brenner. Così e cos'ha, nel senso che secondo me della, della tecnica per dire qualcosa ce l'ha. Ha patito tanto il fatto di non aver praticamente mai giocato con questa squadra e l'infortunio grave che ha avuto in estate. Cioè si vede che è ancora molto, molto impreciso. Io gli, gli do anche ora l'attenuante del dubbio e secondo me non è così male. Poi chiaro, probabilmente Brenner non, con un Sanua, non sarà il nuovo Marcio Amoroso, quello che non abbiamo capito. Siamo a metà video, quindi gli inviti del parroco. Qui con voi Davide Marchiol per tutto il mercato, mercato web, anche tutudinese.it e i Fuoricampo. Siamo come sapete un gruppo che segue più che altro in realtà meno considerate dal punto di vista dei mass media nazionali, come può essere l'Udinese, il Venezia in B, tutta la B, abbiamo tantissima B tra Venezia, Palermo il punto settimanale. Poi nelle live che facciamo settimanalmente, ovviamente ci dilunghiamo anche nei temi più caldi che riguardano le big se vi va ricordatevi di supportare questo nostro sforzo con un'iscrizione e se siete già iscritti ricordatevi like e, condiv e condividete con chi ancora non ci conoscesse e ci aiutate già solo così in modo completamente gratuito sezione commenti aperta per domande e considerazioni e per quanto riguarda la partita poco da dire nel senso che la sorpresa tra virgolette della, della formazione iniziale l'ho già spoilerata nel senso che la sorpresa principale è, mh, per Era out per, eh, per Brenner, per, Brenner, per Brenner affiancato a Samuel. Poi per il resto i cambi sono telefonati: Joao Ferreira al posto di Perez squalificato e, e Zarraga al posto di Pajero, sempre squalificato. Quindi sempre quella è. Un Napoli che non si presenta con 5 giocatori, spicca l'assenza di Kvaraschelia sostituito sostituto l'Instrom. Gara che devo dire nel primo tempo è abbastanza sonnacchiosa, poco da commentare a livello tecnico. Ecco, do Atto, come avete detto che in avvio, di, in avvio di ripresa speravo fosse Udinese che cresce un po' di più, invece paradossalmente mi è passato il Napoli a cresce un po' di più, per quanto l'obiettivo quarto posto, quinto posto in questo caso, visto che basta il quinto per andare in centro, se mi sembri ormai utopista. Eh, sembrava utopia, dovrebbe essere anche ormai aritmetica la cosa, ma se non è aritmetica ci siamo quasi. Il Napoli ci ha creduto di più, ha segnato e, e poi tu, atteggiamento, allora, atteggiamento del pubblico sontuoso. Perché stavolta qualcuno aveva criticato il fatto che contro il Torino si fossero messi subito i tifosi a, a fischiare dopo il primo gol preso e a, a fare cori di contestazione. Oggi devo dire che, nonostante non, si sia andato molto, molto diversamente rispetto alle aspettative, il pubblico è stato eccezionale perché ha supportato la squadra per tutta la partita e si è limitato a pochissimi cori di contestazione solo quando ha visto che veramente la squadra non usciva dalla sua metà campo nonostante fosse in svantaggio. Quindi, da questo punto di vista, direi incommiabile. Poi alla fine, direi. Scori contro Gino Pozzo abbastanza purtroppo comprensibili perché ragazzi Gino deve... Io, io spero per lui, spero che faccia qualcosa perché secondo me ha l'intelligenza per capire che così non va. Secondo me lo sa e deve, deve cambiare lui qualcosa, perché, anche nella comunicazione, perché così si fa fatica ad andare avanti un po' da questo punto di vista. Poi per il resto in campo Cannavaro prova anche qualche cambio, devo dire che la mossa di cambiare sostanzialmente tutta la lettura del reparto d'attacco inserendo Davis e Success ha dato qualche frutto. Non siamo stati particolarmente pericolosi, eh? però a livello tecnico, ripeto, Davis mi ha dato delle sensazioni interessanti e anche Success è sembrato avere un altro piglio. E dietro le punte funziona nettamente meglio perché è il suo ruolo. Poi per il resto si fa una fatica. Boh, bestia, scusate il termine, <ride> eh, ma è così. Eh, la qualità in qualche elemento c'è. Ricordo, Udinese è molto più scarsa a eh, centrocampo. Quella con i Turra, Kuzmanovic, Marchigna, quella gente là era veramente un qualcosa di ah, difficile da guardare proprio. Questa squadra si impegna però, ecco, si impegna da questo punto di vista, fa fatica, faccio un esempio, Zarraga probabilmente tra un paio di anni sarà anche un giocatorino interessante, ad oggi sbaglia troppe letture, troppo, troppo, si fa prendere troppo dal panico in certe circostanze. E questo probabilmente, è probabilmente il limite che ha portato magari Cioffi a usarlo meno, del, meno di quanto avrebbe potuto, potuto fare, perché comunque ripeto, per caratteristiche che secondo me è interessante ma... Lui, come Samazic, come altri, fanno una fatica troppo importante a spostarsi, a, a, a cambiare ritmo quando serve e a metterci la carattere che servirebbe. gol allo scadere, sponda di Christensen con gol di success in, in, in gira in demi -volée. Un punticino. Eh, adesso vediamo un po', capiamo quanto starà fuori Pereira, capiamo se recuperiamo qualcuno per Lecce, continuiamo a stringere i denti e proviamoci. Al via del mare, però, fare il ventesimo pareggio, temo che servirà. Un pochino a poco e per quanto è in trasferta non potremo ecco, commentare, la, cercando come oggi qualche cosa di positivo. Di alibi, ragazzi, comunque, fuori di dubbi ce ne sono zero. Ma, sta, sta mancando troppo il carattere, sta mancando troppo. E anche oggi, dopo il gol di Osimen, si è visto. Squadra top, troppo, troppo, troppo passiva davanti alle difficoltà, nonostante il cambio di tecnico con Cannavaro. Ragazzi, con questo è tutto, per me è tutto, un saluto, vi ringrazio per l'attenzione, se vi va iscrizione ricordatevi il like, alla prossima, ciao!